a tutte le creature viventi, perfino i mari, gli spicchi di mare o le montagne o i boschi verrebbero rappresentati nelle istituzioni. E quindi, mentre fino ad oggi siamo stati abituati, che è una formazione giuridica, a basare tutto sul brocardo ubi societas ibi ius, cioè ogni volta che c'è un gruppo sociale organizzato, vuoi che sia un municipio di Roma, vuoi che sia il quartiere dentro un municipio di Roma, vuoi che sia una contrada di Siena, dove il TAR della Toscana per esempio ha detto che le contrade di Siena ha riconosciuto, sono degli ordinamenti giuridici prestatuali, cioè riconosciuti. Prima ci sono le contrade di Siena, per ultimo arriva lo Stato nazionale che pretende poi di conculcare l'autonomia dei comuni, tanto per cominciare, nega, toglie l'autonomia ai quartieri, le regioni in Italia sono nate dopo, hanno provato loro a far fuori gli enti locali, non ci sono riuscite, adesso si beccheranno la mazzata le regioni, quindi succederà anche questo. Quindi ubi societas ibi ius non è più sufficiente, evidentemente ubi natura, lì dove ci sono delle forme naturali, pure se gli abitanti fossero 50, chi se ne frega, se in una valle ci stanno 50 abitanti o su un monte o lungo un fiume, è giusto essere attentissimi alla tutela degli interessi di quel gruppo, e quindi serve una sensibilità molto maggiore. Io sono per diffondere la sovranità a ogni livello, cioè non sono contro le sovranità, ritengo che il popolo sia sovrano o dovrebbe essere sovrano lì dove il popolo appunto ha diritto di manifestarsi, e siccome penso che lo debba fare a partire dal condominio fino alle Nazioni Unite, sono per una società con più sovranità. Non ritengo che bisogna fare la guerra tra Unione Europea, Scozia, Gran Bretagna, Regno Unito, per cui deve vincere lo Stato, devono vincere le regioni o devono vincere i comuni. Si tratta di farle coesistere, di rappresentare meglio anche gli interessi della natura, che comunque andrà avanti anche senza di noi. Noi possiamo solo cercare, qui fatemi concludere da Boy Scout, appunto, di non lasciare peggio il mondo di come l'abbiamo trovato. E quindi grazie. Grazie. Devo prendere degli appunti. Sì, questo te lo consiglio caldamente, perché... No.